Io mi trovo a Bellano, nella frazione Umbriaco, e stavo bruciando delle sterpaglie. Intorno alle 11 ho sentito dei colpi d'arma da fuoco, prima due o tre colpi, poi sono stati dei momenti di vuoto e poi una serie di colpi ancora. Secondo me il conflitto è durato 7-8 minuti, non di più. Poi hanno cominciato a girare le pattuglie dei carabinieri, della polizia e poi da lì ho cercato di capire cosa fosse successo, ma non riuscivo a vedere l'area, hanno bloccato lo svincolo della superstrada di Bellano e basta. Otto, dieci colpi mi sembra di aver sentito. Sentivo anche delle grida. Mi pare di aver capito un nome, Marco, qualcosa del genere, però dalla distanza. Quando poi una vicina di casa qui, che ha una visuale migliore della mia, mi ha detto che c'era in corso, è stato in corso comunque una rapina, un blocco di rapinatori, e da lì ho detto, vabbè, mi ero reso conto che non era comunque un discorso di caccia, ma erano dei colpi esplosi per contrastare comunque dei malviventi.